anche le regioni hanno avuto innumerevoli contraddizioni, possiamo dirlo. No, totalmente, difatti non si capisce più nulla, perché ci sono regioni rosse, cioè quelle dove il rischio dovrebbe essere maggiore, che hanno le scuole aperte, e regioni come la Puglia, la Basilicata, la Calabria, ci troviamo adesso, che invece hanno chiuso le scuole o stanno per chiudere le scuole, per cui, come al solito, non solo ci sono i 21 parametri, nessuno capisce come vengono pesati, c'è un algoritmo che non funziona, l'RT viene calcolato male, ma poi all'interno di una classificazione di urgenza, di problematicità, ogni regione sopravanza, no? Per cui ci sono regioni che dicono io non voglio il rosso, ma chiudo le scuole a cui il codice rosso neanche mi obbliga, è tutto surreale, guarda, io sono uno che legge, cerca di capire, ma chiamo ogni tanto qualche presidente di regione, ma non riesco a capire quale sia l'atteggiamento. Perché anche, parliamo della stessa Campania, si è lamentato per settimane, no, il presidente della Campania, che non veniva accolto dal governo il problema della Campania. L'hanno messa rossa, che voleva dire che ha colto benissimo il problema, e si arrabbia. Per cui un osservatore esterno non riesce a capire la logica. La logica, ha ragione la Gelmini, è quella di cercare di combattere il virus, cercare di togliere persone dalle terapie intensive degli ospedali, ma non basta, perché per affrontare questa cosa con calma bisogna anche che le persone che, chiudendo l'attività, non mangiano, abbiano la possibilità di mangiare, perché certo, chi ha lo stipendio assicurato può aspettare con calma. La stessa calma bisogna dirlo a chi ha un bar, a chi ha un'azienda, a chi ha un'attività che viene chiusa a seconda della zona e non ha i soldi né per pagare i debiti né per andare a mangiare a casa, per cui la calma dipende dalla possibilità economica che uno ha di essere calmo. Se io non ho i soldi per mangiare, posso condividere il fatto che bisogna combattere il virus, ma non sono tutt'altro che calmo. Certo. Allora voglio sentire anche il parere invece di una persona che